Telespettatori e sociaia, buonasera. Videocronaca di oggi, mercoledì 12 novembre. Iniziamo con l'IBP, i risultati dell'incontro svoltosi stamane presso il Dipartimento Problemi Economici fra la Regione e l'IBP saranno illustrati e valutati lunedì prossimo in Consiglio regionale. Quanto hanno deciso l'assessore allo sviluppo economico Provantini e i rappresentanti dei gruppi politici al termine della riunione, convocata e presieduta dallo stesso Provantini, alla quale hanno preso parte per la seconda commissione del Consiglio regionale i consiglieri Mandarini, Potenza, Sbrenna, Tiberi, Fortunelli e Lafranco. Per il comune di Perugia era presente il sindaco Giorgio Casoli e l'assessore Bucaneve. Per la IBP il dottor Francesco Paolo Pappalardo, direttore delle relazioni interne ed esterne, e il dottor Biagio Dell'Omo, direttore dell'Associazione Industriali di Perugia. Nel merito dei problemi emersi oggi nell'incontro con l'IBP, ha dichiarato all'uscita della riunione l'assessore Provantini, riferiremo lunedì in Consiglio regionale. Sarà in quella sede che, oltre a fornire una informazione dettagliata, esprimeremo giudizi e formuleremo proposte. Dopo aver ricordato come problemi drammaticamente riapertosi alla IBP erano già stati ieri al centro sia della seduta della Giunta che della Commissione Affari Economici, Provantini ha così proseguito: su un punto posso esprimere fin d'ora una valutazione, un punto sul quale ha insistito tutta la delegazione regionale nell'incontro di stamani. Al di là del fatto che la IBP abbia accettato di incontrarsi con la Regione e abbia risposto alle nostre domande illustrando la situazione ed esprimendo i propri intendimenti, emerge con chiarezza un atteggiamento grave, quello di perseguire di fatto la linea delle scelte unilaterali, così come del resto era emerso dalla recente intervista ad un settimanale del presidente della IBP Bruno Buitioni. Sempre per quanto riguarda la IBP se ne è occupata anche il Consiglio Comunale di Perugia in riunione questo pomeriggio. La riunione ancora è in corso, si voterà sicuramente un documento unitario e sarà costituito un comitato che seguirà gli sviluppi della vicenda. Il comitato sarà composto dal sindaco e dai capigruppo consiliari. Passiamo ora ad un'altra notizia: medicina del lavoro, conferenza stampa, sindacati, regione. Si è tenuta questa mattina alla Giunta regionale questa conferenza stampa. Slogan come l'Umbria verde e cuore verde d'Italia, evocatori di aria pura e di natura incontaminata, potrebbero forse far pensare che in questa regione, cioè nella nostra regione, il problema delle malattie da lavoro, tipiche delle grandi zone industriali, si presentino in proporzioni molto limitate. Non è così, il problema esiste come esiste un tessuto produttivo di grosse, medie e piccole aziende che provocano tutta una documentata casistica di saturnismo, malattie da contatto, sordità da rumore, asme bronchiali da verniciatura a spruzzo, intossicazioni da polivinile, angioneurosi o malattie da vibrazioni. Per non parlare delle malattie professionali che in Umbria, regione prettamente agricola, nascono nel settore dell'agricoltura. Dal 78 all'80 si sono registrate circa 7.000 denunce di asme bronchiali e del noto triste primato detenuto nel settore degli infortuni causati dalle macchine agricole. Che cosa si è fatto e si sta facendo in Umbria per diminuire l'incidenza di tale malattia e per migliorare i luoghi di lavoro? È stato questo l'argomento, come vi dicevamo, al centro stamane di una conferenza stampa tenuta congiuntamente dalle organizzazioni sindacali CGL CISL UIL e dall'assessore regionale alla sanità Velio Lorenzini nel quadro delle iniziative locali per la settimana di mobilitazione europea sulla medicina del lavoro, promossa dalla Confederazione Europea dei sindacati dal 10 al 15 di dicembre. I sindacalisti Bartoccini per la CGL, Tizzi per la CISL e Stanzani per la Federazione Nazionale e lo stesso Lorenzini hanno sottolineato l'importanza di un'azione congiunta delle istituzioni e delle organizzazioni sindacali sui temi della difesa della salute nei luoghi di lavoro. I risultati raggiunti fino adesso in Umbria, hanno detto gli esponenti sindacali, citando come ad esempi quanto è stato fatto per la Terni, alla Monte Edison, alla IBP, alla Pozzi e aggiunto
Niccolò Renzini alla Bonaca sono stati definiti soddisfacenti. Adesso hanno proseguito, l'attenzione principale del sindacato è rivolta alle unità sanitarie locali per estendere e qualificare sempre di più gli interventi nel settore della medicina del lavoro. A questo proposito vediamo ora due interviste, una con un sindacalista Tizzi della CISL regionale e l'altra con l'assessore alla sanità della regione dell'Umbria. Questa mattina la giunta regionale organizzata dalle organizzazioni sindacali CGL, CISL, UIL e anche con la presenza dell'assessore regionale alla sanità sulla settimana di mobilitazione europea sulla medicina del lavoro che è in corso di svolgimento dal 10 al 15 di novembre. Abbiamo Tizzi della CISL regionale, ecco, vorrei sentire un po' quali sono gli obiettivi che si prefigge il sindacato con questa settimana di mobilitazione. Non è facile dirlo in pochi istanti, ma in ogni modo il discorso di fondo è questo. E noi pensiamo che su un problema di questo genere, che è difficilissimo non tanto da analizzare quanto da risolvere, non sia mai troppa la sensibilizzazione, la pubblicità, voglio dire, la necessità di informazione per i lavoratori su questi problemi. Ecco, allora questa settimana soprattutto ha lo scopo principale, diciamo, di fissare dei momenti con iniziative varie, tra cui quella di oggi è una, e momenti che servono per approfondire i problemi, per voglio dire, analizzare la situazione e per darci obiettivi per l'avvenire, diciamo, ecco. Quindi sono momenti non solo di pubblicizzazione all'esterno e di sensibilizzazione ai lavoratori, ma anche momenti reali di lavoro per porci in direzione della risoluzione dei problemi nei prossimi mesi, nei prossimi anni, insomma. Per quanto riguarda la medicina del lavoro, brevissimamente Tizzi, in Umbria, qual è il parere del sindacato su cosa si sta facendo e si è fatto? Ma il parere io ho avuto modo di esprimere in diverse occasioni, lo riconfermo. Sostanzialmente a livello culturale, di elaborazione, di impostazione, di leggi, il giudizio è abbastanza positivo, perché è una regione che opera, credo, dalle istituzioni alle forze sociali e organizzazioni sindacali. Da un punto di vista dell'attuazione c'è ancora, ecco, qualcosa lascia a desiderare, voglio dire, gli strumenti, le iniziative, eccetera, devono essere più puntuali e in questo senso penso che le organizzazioni sindacali devono, facendo il loro mestiere, un pochettino pungolare appunto le unioni, soprattutto le unità sanitarie locali, perché realizzano una serie di cose. Dico questo perché no, il discorso è incompleto, è evidente che una responsabilità su tutto questo primaria, voglio dire, compete alle aziende, perché non possiamo scaricare tutto sulle istituzioni o sull'organizzazione sindacale. E sentiamo ora l'assessore alla sanità, Velio Lorenzini, su questa conferenza stampa di questa mattina con le organizzazioni sindacali sulla settimana a livello europeo per quanto riguarda la medicina del lavoro. Ecco, la realtà umbra, assessore, qual è e quali livelli eventuali di preoccupazioni può destare per quanto riguarda gli operatori? Ma io innanzitutto devo esprimere un giudizio nettamente positivo su questa settimana nazionale italiana che rimette in discussione, rispolvera un po' dai vecchi cassetti in cui erano queste materie rinchiuse, la medicina del lavoro e l'igiene ambientale. Noi intanto come Regione stiamo predisponendo gruppi di lavoro che dovranno essere attribuiti a tutte le USL per la igiene di fabbrica e per la prevenzione ambientale. Per quanto riguarda l'Umbria, rispondo che sotto questo aspetto, pur non avendo la nostra regione le preoccupazioni gravi che hanno le regioni ad alto tasso industriale, pur tuttavia non è quell'oasi verde che molti pensano. Abbiamo i nostri problemi, specialmente a Terni con le grandi industrie a partecipazione statale, abbiamo i nostri problemi anche a Perugia, basti ricordarne uno, quello della fabbrica del colorificio di Bonaca. Ma abbiamo anche problemi medi e minori, specie per quanto riguarda una serie di piccole e medie industrie del Perugino.
Abbiamo poi notevoli problemi in agricoltura, perché sinora l'agricoltura è stata un po' la Cenerentola della prevenzione, e questi problemi si riflettono principalmente sulle malattie professionali dei coltivatori diretti e degli addetti in agricoltura per quanto riguarda l'apparato respiratorio. Tutto questo dovrà essere oggetto di un attento studio da parte della Regione. La Regione stessa ha organizzato due convegni molto importanti, uno il 3, il 4 ed il 5 ad Assisi, sulla partecipazione, cioè sulla conoscenza di dati sanitari, e un altro il 13 di... Si è concluso. Bene, proseguiamo ora con le altre notizie. Nel corso di un incontro svoltosi stamani a Palazzo dei Priori fra rappresentanti dell'amministrazione comunale e l'Università degli Studi, sono state affrontate alcune urgenti questioni relative alla presenza di numerose strutture universitarie nelle zone di Via del Giochetto e di Via Pascoli. Per quanto riguarda Via del Giochetto, dove è imminente l'apertura di nuove cliniche e servizi universitari, i problemi sul tappeto sono il potenziamento e l'estensione della rete dei trasporti pubblici. In questo caso l'amministrazione comunale si è fatta carico della realizzazione di queste opere per consentire un agevole collegamento con la nuova zona ospedaliera, la creazione di parcheggi per la sosta delle auto dei dipendenti e dei cittadini in genere, la creazione di un sottopassaggio per collegare l'area del vecchio complesso ospedaliero di Monteluce con la nuova area a valle dello stesso. Per via Pascoli è stato fatto il punto sull'attuale situazione ed il rettore Magnifico ha comunicato la ormai prossima conclusione dei lavori per la costruzione della nuova mensa ed ha richiesto al Comune la piena disponibilità dell'area dell'ex mattatoio da utilizzare a fini universitari. Il sindaco... Mobili Marchesini, sulla Pievaiola al chilometro 20.700, di fronte alla centrale termoelettrica di Pietrafitta. La Mobili Marchesini offre l'esperienza e la tradizione artigianale del proprio titolare, garantendo qualità e linea dei mobili presentati nella sua ampia mostra. Alla Mobili Marchesini la tradizione dei suoi mobili vi viene garantita dalla personale assistenza del suo titolare. La Mobili Marchesini, con la sua conduzione familiare, è in grado di offrire condizioni di vendita vantaggiose. La Mobili Marchesini, con le sue ampie esposizioni, vi permette di scegliere dal meglio ciò che più vi piace. Mobili Marchesini, sulla Pievaiola al chilometro 20.700, telefono 83 28 47. Ecco la nuova Talbo Solara, una nuova energia che ti dà maggior potenza per un minor consumo. L'energia della Solara. Molta più strada con molto meno. 16 km con un litro a 90 all'ora. Un motore brillante e un nuovo cambio a 5 marce. Nuova Talbo Solara. Dai 300 concessionari Talbo. Solara. Molta più strada. Presso la società Grif Auto di Guerri e Dolciami, via Campo di Marte 3C a Perugia. Industria agraria del cavalier Luigi Segoloni, passaggio di Bettona a metà strada fra Bastia e Torgiano. Oltre alle verdure, l'azienda agraria del cavalier Luigi Segoloni offre un vasto assortimento di tipi di mele e pere, con prezzi dal produttore al consumatore. Deliziose Golden e Steinman Red, in offerta speciale fino all'esaurimento a sole lire 300 il chilogrammo. La Grammis Smith e la Simon Threat sono particolarmente indicate per i diabetici e qualunque particolare dieta.
frutta di produzione locale, conservazione del sapore inconfondibile della nostra terra umbra per gli umbri. Sindaco di Perugia, Giorgio Casoli, ha visitato stamane la casa di cura e assistenza per anziani in via Fate Bene Fratelli. Ha appreso la situazione in cui versa il ricovero, insediato in una costruzione che risale al 1584. Ultimamente la casa di cura è stata ampliata per quanto riguarda i posti letti, portati da 43 a 66. Vediamo ora un servizio sull'argomento. Sono stati visitati anche vari padiglioni dell'ospedale Fate Bene Fratelli, che è una casa di cura, una casa soprattutto di assistenza. Abbiamo l'avvocato di Perugia, avvocato Giorgio Casoli. Avevo intenzione di chiedere una domanda verso il sindaco di Perugia. A questo punto la pongo all'uomo. Direi che è stato estremamente utile per me, per rendermi conto di persona dello stato veramente degradante nel quale vivono questi poveri vecchi. È vero che la maggior parte di questi è defedata anche dal punto di vista mentale, però mi sembra di ribadire il convincimento già espresso prima, che c'è necessità di un'assistenza sanitaria che è essenziale anche a livello psicologico, perché penso che siano persone che devono essere seguite. Ad avere la presenza del medico rappresenterà per loro una maggior sicurezza che servirà più di qualsiasi altro conforto che potranno svolgere assistenti sociali, che potranno dare un messaggio difficilmente recepibile da queste persone. L'altra necessità di intervento, in attesa dell'attuazione del programma che il Comune ha in atto di provvedere a un totale rifacimento della casa di ricovero per questi anziani, c'è la necessità di interventi immediati per eliminare la umidità che trasuda da tutte le parti, per dotarla di servizi igienici che siano, non dico sopportabili, ma a livello di un minimo di decenza. Necessità soprattutto di munirla anche di attrezzature, perché mi risulta, ho parlato con del personale, che difettano di quei presidi che ormai esistono in quasi tutte le case per anziani. Esistono delle macchine o addirittura delle seggiole che consentono di sollevare l'anziano anche nelle sue pulizie, nei servizi essenziali. Mi dicono invece che devono fare tutto a mano, e questo è un disagio che si può anche sopperire immediatamente anche con poca spesa. Quindi è anche necessario la costruzione improrogabile di una nuova struttura? Sì, ma ancora sempre intanto, in attesa di questa nuova struttura, ho visto che le camerette, o direi le celle, sono di uno squallore avvilente. Anche quelle poche persone che sono in grado di intendere, di volere, che hanno una relativa vivacità intellettuale, e sono costrette a vivere in un ambiente talmente squallido che non certo vivifica i loro residui barlumi di voglia di vivere. Sono stanze nude, non c'è un fiore, non c'è un quadretto alla parete, c'è tutto ridotto talmente all'essenziale che è veramente mortificante anche proprio a livello visivo. L'ambiente non è vivibile, quindi in attesa, e questo penso che sarà un impegno che credo oggi stesso riferirò in Consiglio Comunale, di questa visita, per sollecitare l'attenzione di tutto il Consiglio su questo problema, che deve essere risolto con priorità assoluta, perché abbiamo un dovere verso questi anziani, che l'averli visti in questo stato certamente è mortificante per una città civilissima come Perugia. Pensato che gli occhiali si possono sostituire con lenti a contatto, naturalmente presso un centro specializzato di applicazione lenti a contatto. Le lenti a contatto sono facilmente applicabili in qualsiasi momento, adattissime per ogni tipo di sport, non temono polvere, vento, urti, facilmente applicabili, sono comode e confortevoli fin dal primo giorno d'uso. Invisibili, vi consentono qualsiasi tipo di attività senza problemi.
presso il centro lenti a contatto BS2 di via Oberdan 14 a Perugia sono disponibili lenti a contatto morbide, lenti rigide, costruite su misura e le nuovissime lenti permanenti. Pelliceria Lorena Lapini, via Campo di Marte, Perugia. Pellicce pronte e su misura. Lavorazione artigianale propria, importazione diretta. Pelliceria Lorena Lapini, qualità, prezzo, serietà, garanzia. Pellicce pregiate a prezzi di convenienza. Facilitazioni di pagamento. A Lorena Lapini nessuna donna italiana può dire di aver fatto pagare troppo una pelliccia. A Perugia, città di studenti, comprare un mini appartamento è un investimento da 110 lode. In una città universitaria come Perugia, il problema degli alloggi oggi è sempre più sentito. In Via della Pescara, vicino alla stazione ferroviaria, ben collegato con l'università, la società generale immobiliare Sogene ha realizzato un complesso di mini appartamenti che porta una soluzione a questo. Vi aspettiamo in Via della Pescara, angolo Via delle Fonti Coperte. Telefono 31 32 4 o 33 36. Quale minorenne il desiderio del furto. Infatti denunciatana subito la scomparsa, è subito scattata l'operazione della squadra mobile con la polizia ferroviaria di Foligno, che hanno fermato i due giovani mentre scendevano dal treno proveniente da Perugia. Successivamente sono stati associati al carcere di Perugia. Due iraniani sono stati arrestati nella serata di ieri per furto aggravato. Verso la mezzanotte di ieri una telefonata al centro 13 avvisava che due persone rompevano dei vetri in via Alessi. Una volante subito intervenuta ha colto in flagrante il duo. Si tratta di Massoud Manoudi, di 24 anni, e di Tulail Feridul, di 25 anni, i quali, dopo aver infranto i vetri di una Mercedes e di una Fiat 500, non hanno fatto in tempo ad appropriarsi di nessun oggetto per il tempestivo intervento della volante. Vediamo ora un altro filmato, una intervista al dottor Baccarelli. Si è concluso nella mattinata, nella tarda mattinata di oggi, un corso regionale residenziale di informazione sulla legislazione sociale. Che cos'è? È un corso organizzato dall'INIPA, è un ente di emanazione della Coldiretti, Istituto Nazionale di Istruzione Professionale Agricola, organizzato dal Comitato Regionale appunto della Coldiretti, un corso interessante che ha toccato e ha sfiorato grossi argomenti e problemi per quanto riguarda l'aggiornamento, possiamo dire, si è parlato di formazione e informazione, sono dei problemi specifici che riguardano il settore, ma sono anche dei problemi specifici che riguardano nel complesso, nella totalità, il mondo agricolo regionale. Si è parlato della problematica regionale alla normativa contrattuale dei lavori agricoli dipendenti, l'evoluzione del sistema previdenziale italiano, la riforma pensionistica è un argomento di estrema attualità, la legislazione comunitaria, nazionale e regionale per il settore agricolo ed infine oggi con una relazione del dottor Alfonso Liguori, che è responsabile del settore fiscale e tributario della Coldiretti a livello nazionale, si è approfondito il problema sulla legislazione fiscale, tributaria e i suoi riflessi sul settore agricolo. Mi pare un grosso bagaglio di nozioni che sono state acquisite, comunque comunicate, trasmesse ed approfondite per un aggiornamento. Per che cosa? Per l'agricoltura degli anni 80. Mi pare ne abbiamo parlato più volte dalla nostra emittente per quanto attiene appunto il mondo agricolo regionale dell'Umbria, che ha dato segnali per molti versi, da diversi anni, come uno dei primi, diciamo, una delle prime regioni che ha
che è all'avanguardia su certi specifici settori di operatività e anche appunto per quanto riguarda l'organizzazione dei settori sindacali, perché è un settore sindacale la Coldiretti, lo ricordiamo. Abbiamo qui il direttore regionale della Coltivatori Diretti, Diego Baccarelli, al quale vorremmo chiedere in sintesi, in stretto, con un discorso estremamente sintetico, quali sono stati gli obiettivi, gli scopi, le finalità e i risultati di questo convegno. Ma intanto vorrei dire che questa iniziativa parte da un programma di attività che la Coldiretti ha inteso portare avanti tramite i suoi enti di emanazione, l'INIBA e Club 3P, nell'ambito delle sue attività che contraddistinguono appunto la formazione professionale in agricoltura. Questa iniziativa aveva principalmente lo scopo di aggiornare i partecipanti sui principali problemi di ordine sociale e assistenziale che assillano il nostro mondo rurale, dalla riforma pensionistica, all'assistenza sanitaria, alla riforma fiscale e tributaria e quindi tutta una serie di problemi e di leggi che interessano direttamente il nostro mondo e che necessariamente devono essere portate a conoscenza di coloro che operano nel settore dell'agricoltura. Oggi l'imprenditore agricolo non può assolutamente fare a meno, ignorare queste tematiche, queste problematiche e soprattutto questa legislazione che viene avanti e soprattutto deve sentirsi all'altezza della situazione. Aggiornarsi sui problemi significa anche svolgere meglio la propria professione, la propria attività e soprattutto dare la possibilità alla nostra base, ai nostri associati, al mondo agricolo in generale, di crescere sul piano della cultura, sul piano della economia, sul piano della preparazione professionale nel suo insieme. Ecco, io vorrei fare una breve postilla su questo specifico argomento. Dire che cosa? Dire soprattutto che il mondo agricolo è in grossa evoluzione. Noi stiamo assistendo anche in questi ultimi tempi a degli aggiornamenti per quanto riguarda la legislazione, per quanto riguarda soprattutto anche gli interventi. Non si parla più di interventi cosiddetti a pioggia, si guarda piuttosto a un discorso di interventi finalizzati per settori e soprattutto interventi finalizzati per la qualificazione per quanto riguarda lo specifico mondo agricolo, cioè come dire l'agricoltura va verso un discorso di industrializzazione, un discorso di aggiornamento. Gli anni 80 non possono più consentire il vecchio concetto dell'agricoltura. Ora, su questo piano, soprattutto non solo sull'argomento specifico della legislazione, ma anche su altri argomenti, la Coltivatori Diretti, la Federazione della Coldiretti a livello nazionale, quindi riflessa a livello locale e regionale, che cosa sta facendo oltre a questo convegno, oltre al corso di aggiornamento? Ci sono altri corsi di aggiornamento previsti appunto per preparare questi responsabili periferici di specifici settori, i quadri regionali, per far fronte a quelle che sono le esigenze, soprattutto la concorrenzialità che poi si riflette sul mondo economico a livello non solo nazionale, ma mi pare anche europeo. Ma vede, lo accennavo in premessa, nell'ambito dell'attività e quindi nel quadro dell'attività complessiva che la Coldiretti intende portare avanti nel settore dell'aggiornamento dei quadri e più in generale della formazione professionale, la nostra organizzazione attraverso l'INIPA intende realizzare nei prossimi giorni e quindi nei prossimi mesi tutta una serie di corsi finanziati sia pure parzialmente dalla Regione dell'Umbria per dare la possibilità a coloro che operano nelle nostre campagne di aggiornarsi non soltanto nel settore specifico che abbiamo trattato in questo corso, quello della legislazione sociale, ma anche in tutti i comparti che interessano il settore agricolo, da quello assistenziale come quello che abbiamo trattato appunto in questo corso, a quello economico, a quello sindacale, a quello dell'organizzazione economica dei produttori, quindi dell'associazionismo in genere. Questo discorso
particolarmente importante, lo affronteremo proprio in un prossimo corso che verrà realizzato in questo stesso ambiente tra una quindicina di giorni e che vedrà interessati oltre 20 dirigenti periferici che operano nel settore dell'agricoltura e che appunto saranno chiamati ad essere aggiornati in questo specifico settore, quello dell'associazionismo, perché è un settore particolarmente importante, è un settore che dovrà dare una risposta in chiave economica soprattutto ai problemi che assillano il nostro mondo. La commissione speciale incaricata dal Consiglio regionale di verificare se il nuovo stabilimento della Bonaca in costruzione a Cannara potrà, una volta ultimato, produrre effetti nocivi per l'ambiente naturale, la salute dei cittadini e degli operai, concluderà i suoi lavori entro il mese. La documentazione acquisita verrà consegnata per un esame ed un parere definitivo alla Commissione Affari Sociali e Affari Economici. Venerdì 21 novembre la Commissione Speciale si riunirà ancora per esaminare tutta la documentazione, che verrà poi consegnata alle due commissioni permanenti del Consiglio regionale, che dovranno esprimere il parere finale. La Commissione Affari Sociali ha approvato a maggioranza l'atto amministrativo proposto dalla Giunta concernente il piano regionale di attività di formazione professionale per l'anno 80-81. I consiglieri della Democrazia Cristiana e del Partito Socialdemocratico si sono astenuti, dichiarando di pronunciarsi in Consiglio regionale dopo la relazione dell'assessore Nocchi. Il piano professionale, che comporterà una spesa di 10 miliardi, prevede per la prima volta una serie di corsi nei vari centri della nostra regione per restauratori del legno e della carta, per maestri liutai, per l'erboristeria, le coltivazioni arboree e la floricoltura, per la coltivazione del tartufo, per tornitori e fresatori. La Commissione Affari Economici ha espresso parere favorevole sul disegno di legge proposto dai consiglieri Bordino, Mariani e Sbrenna della Democrazia Cristiana, riguardanti le modifiche alla legge 61 relativa alla disciplina degli interventi per favorire la realizzazione o la modificazione degli impianti per la raccolta dei rifiuti liquidi. La Commissione Affari Istituzionali, infine, ha iniziato l'esame per esprimere il parere consultivo sul disegno di legge del consigliere Aldo Potenza, inteso a modificare l'articolo 5 della legge numero 65, istitutiva del Servizio Sanitario Regionale, per quanto attiene alla formazione delle assemblee delle associazioni dei comuni. Ha preso il via sabato 8 novembre il concorso Ragazzo e Ragazza Più, patrocinato da Radio Teleaia in collaborazione con il settimanale Telepiù. Il concorso si articola in 5 serate e viene realizzato presso la discoteca Odeon Music Hall di Sant'Angelo di Celle. Il ragazzo e la ragazza più devono esserlo in simpatia, eleganza, devono risultare i più sportivi e i più ballerini. Per le prime 3 serate sono state elette ben 5 coppie da un'apposita giuria di Teleaia composta da 10 persone. La quarta serata, ovvero quella del 29 novembre, la manifestazione consisterà in giochi e saranno distribuiti dei premi per tutti i vincitori. Per la serata finale, cioè quella del 6 dicembre, il pubblico potrà votare la sua preferenza per mezzo dell'apposita scheda che è pubblicata e contenuta su Telepiù. La scheda inoltre va inviata a Teleaia alla casella postale 344 Perugia. Inoltre su Telepiù, oltre alla scheda voto, è contenuto un buono sconto di 500 lire per l'ingresso in discoteca, un'occasione in più quindi per acquistare un settimanale che riscontra un enorme successo tra il pubblico, proprio perché è del pubblico che a lui si affida per programmare le sue serate televisive. Telepiù contiene infatti tutti i programmi settimanali delle televisioni locali e delle due reti nazionali. Tutte le serate del concorso sono riprese da Teleaia e verranno trasmesse il giovedì alle ore 19.30. È d'obbligo per i vincitori delle prime 3 serate partecipare alla quarta serata e a quella finale. Alle 5 coppie finaliste verranno consegnati i seguenti premi. Alla prima coppia classificata 2 televisori a colori offerti dal centro 1 di via della Pallotta. Alla seconda coppia 2 piastre offerte dalla Radar Hi-Fi. Alla terza coppia 2 bottiglie di profumo del negozio Arco di via dei Priori. Alla quarta coppia 2 tute offerte da Coni Sport. E alla quinta coppia un omaggio a sorpresa.
Gli sponsor delle prime quattro serate sono il Pop 84, la Pelletteria Giovanni, la Conisport e l'Arco. Gli sponsor della serata finale sono il Centro 1 e la Radar Hi-Fi. Comunichiamo i nomi delle prime cinque coppie che hanno superato il turno della prima serata. La prima coppia, 293, Weisman Wolf e Monica Lenz. Seconda coppia, la numero 222, Caparruzzi Vanni e Franca Muzzi. La terza coppia, 253, Billy Stefania e Pizzoni Massimo. La quarta coppia, 296, Paciotti, Annarita e Romanelli Costantino. La quinta coppia, Di Matteo Mario e Bartoccini Antonella. Terza sagra del vino e della castagna e terza mostra dell'artigianato e del tempo libero a San Martino in Colle. Programma odierno alle ore 20, gioco a quiz con premi e sorprese. Sempre alle 20, gara di briscola a coppie. Passiamo ora agli spettacoli cinematografici a Perugia, al Turreno Branco Selvaggio, al Lilli Fico d'India, al Pavone il Casinista, al Modernissimo l'Ultimo Valzer, al Lux Febbre Erotica del Piacere. Concerti al Teatro Morlacchi alle ore 21, concerto jazz con Phil Woods. Con questo è tutto per le notizie di questa sera, grazie per l'attenzione, a risentirci a domani.